Nel video di novembre Voglio iniziare a investire, ho detto che era in programma un video nel quale volevo raccontare come ho ristrutturato la gestione dei miei soldi. Poi qualche giorno fa una persona mi ha scritto questo messaggio. Ho iniziato a vedere qualche tuo video su YouTube sul consiglio della Ele. Grazie Ele, grandissimo per il tema degli investimenti, è un pensiero che mi sono fatta anch'io. Al momento sono una povera praticante, ma nel frattempo ti seguo così anch'io mi faccio qualche idea. Chiaramente ho ringraziato, ma dentro di me ho pensato che qualcosa di questo messaggio non fosse del tutto giusto. Quello che ho letto nel messaggio è la stessa identica impostazione che ho avuto io fino a qualche tempo fa. Quindi non voglio giudicare nessuno, anzi capisco benissimo l'atteggiamento. È legittimo, è stralegittimo. Chi cavolo sono io per sapere dove investire il mio denaro? E poi guadagnarci anche qualcosa? E se poi perdo tutto? E se poi sono triste? E se poi mi ritrovo sotto un ponte? E se poi? E se poi? Se poi? Houston, we have a problem. Ho diviso questo video in capitoli e sono questi: cosa significa risparmiare? Risparmiare e investire? Come gestisco il mio budget? Il rendiconto delle entrate e delle uscite? E infine, come sempre, un esempio reale. Ehi, scusa? Scusa? Ciao, non voglio rubarti molto tempo, voglio solo dirti che questo video è offerto da me stesso, da me medesimo, dal mio tempo e insomma ti ringrazierei veramente tanto se tu potessi supportare questo progetto mettendo un bel pollicione in alto e iscrivendoti al mio canale, sarebbe davvero di grande aiuto. Ciao, a presto! Abbiamo tutti quanti un grosso problema. È un problema culturale. Il nostro cervello è distorto, è convinto di qualcosa e non sa nemmeno perché, che poi... tecnicamente questo in Inception si chiama innesto. Da sempre siamo cresciuti con la convinzione che risparmiare voglia dire mettere da parte tutto quello che non ho speso. Ma perché non l'ho speso? Sono stato particolarmente bravo, intelligente, giudizioso, oculato, tanto che alla fine delle mie spese ho ancora qualcosa da parte. Che bravo! Metto il risparmio dentro il mio salvadanaio e a fine d'anno rompo il porcellino e vedo quanto ho da spendere e che sfizio posso permettermi. E d'altronde li ho risparmiati quei soldi, eh? Ora posso farci cosa mi pare. Ok, tabula rasa. Io la penso diversamente. Il risparmio non è ciò che avanza dalle spese, sono le spese ad essere ciò che avanza dal risparmio. Da-da! Da-da! Cambio di paradigma. Risparmiare non è un caso o una fortuna, è una scelta ben precisa, pianificata e portata a termine con metodo. Se da una parte è già un enorme passo avanti iniziare a risparmiare con metodo e costanza, dall'altra potrebbe essere molto sciocco tenere tutti i soldi fermi in banca. Ricordati che i soldi si svalutano continuamente a causa dell'inflazione e a causa dei costi vivi dei conti correnti. Per cui tenere soldi fermi in banca oppure sotto al cuscino no, non è assolutamente gratuito. Ci sono molti metodi di investimento e io da poco tempo ne sto sperimentando alcuni. Ogni ultimo giorno del mese, infatti, pubblico un video riepilogo di quello che sto investendo, dove lo sto investendo e come sta andando, chiaramente. Ti lascio qui il link della playlist. Non credo che ci sia una regola aurea per la gestione del budget, qualcosa che valga per tutti. Ma dei buoni modelli di riferimento, sì. Prima di mostrarti a cosa mi affido io, ti ricordo che amo il mondo del budgeting, ma non sono un consulente. Per cui ti invito a fare i conti prima di iniziare a modificare le tue abitudini di spesa. Il modello di riferimento che adotto io è il 50-30-20, ossia il 50% delle mie entrate le uso per i bisogni, il 30% delle mie entrate le uso per le spese libere e il 20% delle mie entrate le uso per gli investimenti. Voglio farti qualche esempio. I miei bisogni per me sono affitto, cibo, polizze assicurative eventuali, pagamento a rate di piccoli abbonamenti e anche piccole altre cose. Non sono i miei bisogni attuali, ma potrebbero esserlo in futuro, potrebbero esserlo per qualcuno, il trasporto pubblico, le bollette del gas e della luce. Poi ti spiegherò perché pagare le bollette in questo momento non è un mio bisogno, è molto interessante. Le spese libere per me sono abbigliamento, pranzi e cene fuori, abbonamenti a servizi di membership come Amazon, iCloud, Shopify, sharing del monopattino, di cui tra l'altro ho fatto un video poco tempo fa e te lo lascio qua nel link, oppure anche cibo non essenziale. I miei investimenti attualmente per me sono formazione, quindi libri o corsi, attrezzatura tecnica, investire nelle società di cui vi parlo, oppure nuove società e nuovi progetti di investimento per cui necessito di capitale. Dicevo, i modelli servono per avere un riferimento, ma chiaramente a seconda della situazione si devono adeguare. In realtà le spese libere in questo momento storico, beh, sono molto ridotte. Non so voi, ma in questo momento aerei, ristoranti, uscite di vario tipo, beh, non ce ne sono.
nemmeno l'ombra attualmente. Quindi è evidente che a parità di entrate ci possono essere dei movimenti nelle percentuali. Per esempio, attualmente utilizzo più un modello 50-20-30 oppure un modello 45-20-35, quindi più spinto all'investimento. Oppure se si presenta un'eclatante possibilità di investimento, è chiaro che adatto il mio modello a seconda della situazione. A questo punto voglio mostrarti come faccio per rendicontare le spese. Uso uno schema per gestire ingressi e uscite. Le divido per ambiti in base al modello 50-30-20 o a quello che sto usando in quel momento e successivamente le elenco per tipologia. Ti lascio in allegato il mio modello, è tanto semplice quanto funzionale per la gestione di ingressi ed uscite. Lo trovi qui sotto in descrizione al video. Non lo puoi modificare perché è un file drive in sola lettura. Aprilo e dal menu File clicca Crea una copia, così sarà solo tuo e potrai mettere i tuoi dati. Il primo step per rendicontare le proprie spese è rendicontare le proprie entrate. Sembra scemo, ma è la base di partenza. Nella parte sottostante invece trovi le spese molto più dettagliate. Questo è il mio metodo, ma so che esistono molte app per smartphone per la gestione del budget. Onestamente non ne ho mai trovata una che mi abbia svoltato la vita. In ogni caso mi prendo come impegno di testarne alcune e di farvi sapere che cosa ne penso. Chiaramente nel caso tu ne conosca qualcuna basta scrivere nei commenti qui sotto e sarò molto contento di provarla. Arriviamo ora a rispondere al messaggio iniziale. Voglio partire dal tuo esempio per vedere come si può ottenere tanto anche partendo da poco. Potrà far ridere all'inizio e saranno numeri piccoli, ma in questo momento vale molto più la regolarità rispetto al risultato. Nel lungo termine potrai dirmi tu se i risultati sono interessanti. Quindi sei una praticante, supponiamo che tu guadagni 500 euro al mese. Da questo deduco che non abbia un tuo affitto singolo ma vivi con i tuoi genitori o con altre persone. Il risparmio non è ciò che avanza dalla spesa, sono le spese a essere ciò che avanza dal risparmio. Decurtiamo quindi il 20% subito, ossia 100 euro. Investi 100 euro. Il mio consiglio, anche se da totale inesperto e non sono un consulente in questo, è di aprire un piano di accumulo. Quando sarai più avanti nella vita, ti ringrazierai per averlo fatto. A questo punto ti avanzeranno 400 euro che puoi usare come meglio credi, suddividendoli fra necessità e spese libere. Nel corso di un anno hai messo da parte 1300 euro, che con un interesse del 6,5%, e prendo il caso di Bondora, che è un'azienda nella quale inizio a investire, ti portano a guadagnare in un anno 43 euro senza far nulla. Fa un po' ridere, eh? 43 euro. Ma nel lungo termine, che succede? Mettendo nel tuo piano di accumulo 100 euro al mese con un interesse al 6,5% annuo, vediamo come il primo anno guadagni 43 mesi, al secondo anno arriverai a 171, al terzo anno 388 e così via, fino ad arrivare al ventesimo anno dove avrai guadagnato 25.605 euro. Quindi 100 euro al mese per 20 anni di investimento, per un totale investito di 24.100 euro, si sono trasformati in 20 anni in pratica nel doppio. Quindi sommati hai praticamente 50.000 euro fra 20 anni. Facciamo anche un altro esempio, prendiamo uno stipendio abbastanza classico di 1300 euro al mese, decurta il 20% subito, ossia 260 euro, ragionamento idem con patatine, ma chiaramente si parte più in alto e si arriva molto più in alto. Conclusioni, la nostra testa spesso non si rende conto. Vede 43 euro all'anno e dice ma che diavolo è sta roba, ma chi se ne frega? I numeri però come sempre nel lungo termine ci danno le uniche verità su cui basarci. Concludo con questi 4 punti, pianifica le spese, spendi, verifica le tue spese e infine modifica le tue abitudini di spesa e di vita. Ti ringrazio molto per aver visto questo video, se ti è piaciuto metti un bel pollicione all'insù e iscriviti al canale. Se pensi sia qualche tuo amico, persona consciente che è interessato a un contenuto di questo tipo, passaglielo e permettigli di schiarirsi le idee. Io ti ringrazio molto e ci vediamo nel prossimo contenuto.